volevo raccontare questo aneddoto che trovo significativo rispetto alla giornata del 17 marzo. Ieri ero in giro sotto la pioggia con la bicicletta a attaccare i manifesti tricolore di questa giornata, no? In cui si invitava la cittadinanza del quartiere a venire qui oggi. E sono andata in una zona residenziale piena di grandi edifici, condomini, eccetera, e chiedevo nelle portinerie se potevano mettere il nostro manifesto, no? Ho incontrato un portinaio che prima gentilmente ha accettato, eccetera, poi stavo andando via in bicicletta e mi dice: però io non sono d'accordo. E allora mi sono fermata e ho detto: perché non sei d'accordo? Perché io l'Unità d'Italia non la voglio. E ho detto: guarda che l'Italia è sempre esistita nel cuore degli italiani, anche ben prima che esistesse l'Italia come Stato, anche nel Medioevo, pensa a Dante. Invece la Padania non è mai esistita, prima di pochi anni fa, nemmeno nel cuore della gente. E lui mi risponde: sì, però ora è nel nostro cuore. E io gli dico: beh, però pensa a quello che è l'Italia anche all'estero, agli stereotipi dell'Italia. A parte la pizza e il mandolino, c'è il Rinascimento. E allora pensa, Milano, la città di Leonardo, di Bramante, degli Sforza, dei Visconti, non è forse Italia? Ma se non è Italia Milano, che cos'è l'Italia? E questo mi dice: ma sì, effettivamente è anche vero, però queste magari sono cose del passato. Ma... E poi boh, non so, cioè noi quando diciamo secessione, dice questo portinaio, è come se urlassimo forte per farci sentire. È come quando litighi con la fidanzata e dici cose più grosse di quelle che pensi, perché sei talmente arrabbiato che dici cose più grosse di quelle che pensi. E gli ho detto: allora l'Italia è la fidanzata per voi? E mi ha detto: beh, in un certo senso sì, infatti quando sento l'inno nazionale ancora mi commuovo. E niente, questo è un piccolo esempio di quanto effettivamente sia ancora forte l'idea d'Italia, di nazione, di comunità, e di quanto certe idee o pseudo tali siano in realtà molto deboli. E niente, speriamo che sia un esempio che faccia un po' riflettere sul fatto che per l'appunto l'Italia esiste ed è sempre esistita. La Padania è un'idea che si fonda fondamentalmente su, cioè, si rifà addirittura ai Celti per cercare un fondamento. Non esiste veramente, nel cuore di molti che votano Lega in realtà c'è ancora l'Italia, che per l'appunto è la fidanzata con la quale litigano.